Caffè, tutti sono Otti di Pura Fibra Italiana. In questo video siamo in un nuovo video di Fortnite Battle Royale. In questo video non saluterò nessuno perché nello scorso video non siamo arrivati a 2000 like. Però c'è un commento che ha attirato la mia attenzione, quindi ho deciso di accettare la sfida di questo commento. Infatti Giovanni Braccin scrive, ma in un vecchissimo commento, un cappello verde, una maglia verde, un telo verde sulla sedia. Ti si vedrà solo la testa. Quindi ho deciso di accettare la sua sfida. E proprio per questo, in questo video userò il green screen con la maglia verde e vedremo che cosa succede. Questo video chiaramente non è mio, ve lo dico subito, è il video di un mio amico, l'ha pubblicato su YouTube. Comunque c'è lui che sta parlando con questi due tipi, Twitch AquaHTV e Lorenzo, che hanno già in anteprima le skin e i balletti che dovranno ancora uscire. Quindi mi sa che qualcuno qui è un attimo un hacker. Ma questi sono veri programmatori mondiali, a differenza di quel farabutto che si spaccia per programmatore mondiale, che non ha fatto niente, di cui tutti sapete il nome, insomma non sto qua a dirvelo. Comunque, allora, come vedete loro sono nella lobby, ci sono loro che hanno comunque lo zaino di bambù, che è lo zaino, diciamo, dei due panda, che secondo me comunque è fighissimo come zaino. Appunto, il leader squadra panda uscirà il 18 agosto, teoricamente, quindi tra 5 giorni, deve ancora uscire, anzi 4 da quando voi vedete il video. In ogni caso, qua c'è il balletto, stanno ballando, non so come si chiami, il Boogie Down Dance, mi sembra si chiami, che è quello del contest vecchissimo, fatto tantissimo tempo fa, adesso lo stanno ballando, quindi lo stanno rifacendo, vedere. Boh, secondo me ci sta questo è il migliore della squadra panda, cioè dei panda fino ad ora, è quello che mi piace di più, soprattutto per i bambù dietro. Dopodiché abbiamo Galaxy, che è purtroppo una skin solo per chi ha il P9, quello lì, insomma, il telefono Galaxy. E poi c'è il maestro di sushi, che è tipo la skin preferita di Shikokujin, chiaramente. In ogni caso, anche questa skin è molto bella, forse questa vale la pena di tenersi V-Bucks per prendersela, potrei pensarci. Anche perché con quell'ama in din 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 din. Questo maestro di sushi, anche lui il 18 agosto. Non si sa se sarà leggendario o no, non mi ricordo. In ogni caso, bellissima skin anche questa. Galaxy mi piace un po' meno, perché hanno usato sto tipo qua, con i capelli lunghi, coi, boh, non è che... Ah, qua fanno vedere un altro balletto. Quello là. Qua vediamo tipo il ninja col casco da ninja. Sembra più un Power Ranger che un ninja, a dire il vero. Boh, vabbè. In ogni caso. Ah, bello questo, tipo un nuovo... Che figata, ok, ci sta. Balletto... Ok. Non è che mi piaccia più di tanto sto balletto, devo dirvi. E poi? Basta? Ah, un altro balletto. Insomma. Vabbè. Insomma, niente di che, se devo dire la verità. Un altro balletto ancora. Anche questo non che sia granché. Ah, ma quindi Galaxy non ha il proprio zaino. Non ha uno zaino per lui. Eh sì che siete dei ladri hacker un po' furbetti voi. Il commento ignorante di questo video è Hacker Monellino. E poi voi dovete completare con qualcosa che faccia ridere e che sia in rima. Anche oggi ringraziamo la pura fibra italiana, sono qua. Grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 163.000, cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di queste nuove skin e soprattutto di questi tipi furbetti che hanno già le skin in anteprima. Lasciate un piace se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici così anche loro possono vedere le skin in anteprima e anche i balletti e vedere se vogliono già comprarseli, quindi mettersi V-Bucks da parte. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!